Sì, dai, abbiamo fatto un'annata importante, i ragazzi sono stati straordinari, hanno portato sui campo tutto ciò che avevano dentro, tutto l'anno. Abbiamo sbagliato poco, siamo arrivati secondi per episodi, però insomma io credo che la promozione sia del tutto meritata, si è fatto 4 punti in più della terza e 5 punti in più della quarta e la quinta, sicché io penso se la sino, i ragazzi se la sono meritata sui campo. Abbiamo sofferto un'inferiorità numerica da gran parte del secondo tempo e tutti i supplementari, però sempre con lo stesso spirito di gruppo, sempre con la stessa voglia di aiutarsi, i ragazzi hanno fatto un'impresa. I momenti più duri sono stati l'inizio del campionato, dove stentavamo per via della squadra nuova, allenatore nuovo, che era tutto in fase di costruzione. Poi col tempo i ragazzi hanno preso un po' il piglio giusto, il sistema giusto e piano piano sono venute le soddisfazioni, sono venuti i risultati. Che è tutto lì. È stata un'annata importante, abbiamo vissuto dei bei momenti, alti e bassi, siamo arrivati a questa finale dopo un'annata molto impegnativa e i ragazzi si sono meritati sicuramente questa finale, a parere mio si meritava anche di vincere, purtroppo è andata così. Quello che conta però è che siamo arrivati in fondo con la massima serenità, tranquillità e con un gruppo eccezionale. Uniti fino a fondo anche nonostante questa sconfitta, li ho visti molto uniti lo stesso. Ecco, questa era forse la vittoria più importante che si possa avere della stagione. Per quanto riguarda la gestione dell'annata e quant'altro, un plauso a Antonio Caccione che anche insieme a me, insieme a Vittorio Filippo e un altro collaboratore. Abbiamo portato a questo risultato qui in Punta Elsa, che è il secondo anno in categoria. Rimane l'amaro in bocca per questa situazione, però un applauso a tutti noi perché ce lo siamo meritati, un applauso anche alla società che ci ha seguito fino adesso, pronti per il prossimo anno, sperando in un possibile sorteggio, ripescaggio per la seconda categoria che credo ce la meritiamo.